Il Minotauro ha deciso di organizzare un master in psicologia dei nuovi media per il trattamento e la presa in carico della dipendenza da internet in adolescenza. In questo momento distinguere tra un uso normale, fisiologico della rete da parte degli adolescenti e un uso patologico è fondamentale per diverse figure professionali, e ci è quindi sembrato importante organizzare un master che avesse un taglio sia dal punto di vista dell'inquadramento diagnostico e della psicologia clinica, ma anche un master che consenta di interessarsi a che cosa si può fare attraverso la rete per aiutare i ragazzi e anche che cosa fare in termini preventivi nelle istituzioni, nelle scuole, in senso più ampio. Per questo abbiamo organizzato un master con un taglio molto pratico, operativo, ricco di esperienze e ci siamo avvalsi della collaborazione del Policlinico Gemelli di Roma, dell'ambulatorio sulle dipendenze da internet e dei fenomeni del cyberbullismo diretto da Tognoni, che sarà la sede del tirocinio. Gli insegnanti del master, oltre a Tognoni e alla sua equipe e a tutti i membri del Minotauro, come si può vedere nel programma, docenti che insegnano in diverse università, Padova, Milano Bicocca, la Cattolica, vengono da diverse parti d'Italia e sono altri massimi esperti delle tematiche intorno a internet e all'utilizzo della rete. In realtà, appunto, gli insegnamenti, oltre a focalizzarsi sulla pratica clinica e sulla diagnosi, si focalizzeranno anche sull'attività didattica scuola nuova attraverso le tecnologie, si focalizzeranno sugli aspetti che possono riguardare le attività di prevenzione a scuola, si focalizzeranno sulla sicurezza in rete, ma anche su come, ad esempio, i videogiochi stanno cambiando il mondo dell'intrattenimento, ma anche come i videogiochi possono essere utilizzati, ad esempio, nel trattamento dei disturbi specifici di apprendimento. Il master prevede un accreditamento, sono 50 i crediti assegnati al master e il programma è scaricabile per date, orari e tutte le caratteristiche e i profili dei docenti sul sito del Minotauro.